Salve, inizio questo vlog correndo. Sei pronto? Io sono pronto, ho Tre spento anni. tutto. 3 anni. Mi sono, cioè, dovuta dare praticamente Un la sistemata della faccia da post-influenza, perché sono ancora, scusate la voce perché proprio, però, cioè, sono ancora tutta un pochino intasata, però sono giorni che non esco, non ce la faccio più, devo uscire da questa casa. E andiamo, ovviamente, avevo detto, andiamo a prenderci un bel caffè nell'American Bar, insomma, che hanno aperto qui da me. E sì, andiamo. Poi sono venute fuori tipo altre 350 milioni di cose da fare, ovviamente. Ma perché non andiamo pure al supermercato a prendere questo? Ma perché non andiamo pure a però prendere quello? E alla fine dobbiamo fare, scusate, cioè è buio, è buio, è buio, è buio, saluta buio, salve. salve. Ciao Anush, ci vediamo fra poco. È già uscita, ha sonno, guardate come dorme. Vai. Ecco, guarda. Un cane morto di sonno. Sto combattendo con una cintura. Ovviamente, mentre faccio tutto questo, la gente passa di fronte a me e mi guarda male. Va bene. Anche lui non si sente molto. No. Diciamo che forse io ho passato un pochino di batteri. Forse. Diciamo. Dove andiamo per prima cosa? Ma un sacco di cose. Supermercato? Prima? No, Ma che dobbiamo fare prendere. al supermercato? Un sacco di cose. Caffè, Ah, il sport, caffè, queste cose così, genere, diciamo, ok, caffè. perché c'è qualcosa nel frigo. Praticamente alla fine abbiamo fatto la spesa. Sì, lì dovevamo prendere soltanto le ciotole del caffè che prendiamo sempre qui, la carta igienica, lo Quante ne Scottex. abbiamo oggi? Oggi è 11. sabato 11. 12. Niente, andiamocene, perché sennò, cioè, l'American Bar praticamente fino alle 8, cioè, fa caffè, pancake, cose strane, tutte cose sfiziose. Dopo le 8 però fa cena, quindi non possiamo più prendere il caffè. E io voglio prendere il caffè, cioè, muoversi, vita fatta di fretta, di ansia. Siamo solo noi, bellissimo. Cioè, io vivrei qua dentro. Hanno chiuso praticamente il locale e siamo solo noi No, dentro. non è vero. È che è tardi ormai. Con il cioccolato. Col cacao. Ho preso un caffè americano e poi waffle con lo sciroppo d'acero. Ho preso il i waffle waffle. sempre come No, no, tu hai preso i no, pancakes pancake. con lo sciroppo d'acero. Yes. Ti piace? Mamma mia, non vedo l'ora. Io classico. Quanto zucchero? Due? Ci ammazziamo di zucchero, di canna, pure se è di canna, ci ammazziamo lo stesso, ma sì. Le tovagliette con le stampe di giornale. Stupendo. È contento. Come un bambino, è contento. Io sono. Se è freddo, il caffè freddo ti Lo offro. so. Perché Oh, ma sai mai che ti ho a offerto un caffè freddo? No, a Roma, quando No. siamo andati a A prendere il Roma caffè. non esiste che ti offro un caffè No, freddo. non era freddo il caffè, però avevo chiesto in un bar, piccolo bar, me lo macchi per favore? E lui me l'ha macchiato con latte freddo. Io ero convinta fosse macchiato caldo, sono andata a berlo, lo sciottino gelato dentro di me. Io bevo un freddo cane, mi sentivo la febbre. Però sono stata scema io che non l'ho detto, però pensavo che macchiato fosse prima caldo e poi freddo, cioè, boh, la gerarchia dei macchiati, freddo, caldo. Lui ha preso i pancake, però poi ha visto i miei waffle, capite? Allora, e vorrebbe i miei No, waffle, no, non è che voglio una ok? Se tu parte. vorresti i miei waffle, è la Mi verità, prenderò il vuole waffle. una parte. Sei Io ti ho detto, disturbo. prendi waffle stavolta. No, voglio i pancake. E adesso ti Mamma arrangi. mia. Ora te li faccio portare. No. Ti dico il segreto. Che segreto? Nadia è incinta. La smetti che le persone ci credono. Non sono incinta, ragazzi. Lui lo dice perché spesso leggiamo, ma Nadia, il segreto è che tu sei incinta. Non sono incinta, cioè ve lo dico quando sarò incinta. Se sarò qua incinta, ve lo dirò, ok? Non. Non mi credete. Mi sento piena. Aspetta un secondo.
Se metto la cintura adesso so scoppio. Aspetta un attimo, spegni un secondo sta macchina. Aspetta. La macchina che parla, la odio. Waffle, quando li mastichi poi diventano tipo che si gonfiano in bocca, non ve lo so spiegare. All'inizio ho fatto un boccone gigante. È un bocca, sembrava avessi, non lo so, 10 Big Bubble, un pacchetto intero, tutto in bocca. E stavo morendo. E poi però l'ho mangiato tutto. Comunque c'ho un raffreddore, mamma mia. Sì, a lui sta montando dentro di te, vedi, il raffreddore monta. Ah. Praticamente in un'ora abbiamo fatto tutto, cioè mi sento Wonder Woman. Sì, in un'ora abbiamo fatto... Vabbè, dai. Di fretta, cioè, sto vomitando il waffle, però ce l'abbiamo fatta. Bisogna avere tutto a tempo. Tutto in 20 minuti bisogna muoversi. Sì, Mazza la vita di ansia. Mi manca la mia sorella di ansia. Silvia, dove sei? A Roma, cazzo, beata te. Maledetta. Devi rimanere per le due a Roma, no? Ah, no. Mi avresti lasciato a Roma volentieri? Adesso va pure la parte di quello non geloso, che non gliene importa nulla. No, mi avresti lasciato a Roma? Non è la parte, io sono geloso quanto basta. Scusa. Tu sei geloso quanto me, cioè tanto. Ma certo, dai, come non ti avevi lasciato a Roma. Ah, ok, grazie. Posso andare? Cioè, i treni ci sono ogni secondo per Roma. Ma vai! 2 ore con quelli nuovi sono arrivata. Non so, e poi sta montando la nebbia. Sì, infatti. Adesso abbiamo preso questo termine, montando, lo stiamo usando per tutto. Sta montando il raffreddore, sta montando la nebbia che ha causato. Io monto. Io monto tutto. Cioè, io ho appena fatto il peggio di Nadia Tempest. Adesso, con tutto quello che abbiamo detto in questo video, potrei farne un altro. Ma questo io, c'è sempre il peggio. Porca miseria. Comunque, ringrazio tutte le persone. Saluto. Ora le trasmissioni. Volevo salutare tutte le persone che mi hanno riconosciuto all'incontro. Roma ha un clima stupendo. Sì, è vero. Che ti frega. Sì. Cioè, Roma ti frega. Perché fa freddo, ma non freddo abbastanza, no, cioè, da imbacuccarti. Fa caldo la mattina e poi di sera cala la giannetta. La giannetta. E quindi automaticamente ti ammali. Sì, perché ti vesti sempre più leggero di come ti dovresti vestire, secondo me. Ricordo ancora Nadia che di giorno andava camminando senza sciarpa. Ma io avevo qua, allora, chi era l'incontro? e io che sapevo e dicevo, stasera devo dire. Sì. Io all'incontro chi è venuto lo sa, diceva sempre, sto morendo di caldo, Si sudava lì dentro, ragazzi, si sudava. Guarda, è una cosa assurda. Poi ovviamente appena finito, insomma, l'orario dell'incontro ci hanno fatto subito uscire e fuori freddo gelido. E poi, oh mio Dio, mi sento la febbre. Che palle, già andiamo a casa, abbiamo fatto tutto di fretta, già andiamo a casa. Sì. Siamo nel magico mondo dei cinesi. No, siamo venuti a fare un giro, giusto perché non volevamo tornare già a casa. E io poi alla fine ho trovato delle ciabatte. Cioè, tipo quelle a scarponcino, tartan, bianche e rosa, non potevo non prenderle. Ovviamente delle candeline, quelle semplici che servono da mettere sotto i bruciatart, perché ho preso le tarte di Yankee Candle a Roma e mi servivano le candeline, quelle senza profumo, da mettere sotto. Un panno per la cucina. Pasquale è sparito, si è perso, l'hanno sequestrato. Che cos'è quella roba? Aspetta. Che cos'è quella cosa? Dai, che roba è? Io non so, una spugna. Cioè, va bene. Proprio perché ce l'ha una donna in una vasca da bagno? Questo è sessismo. Hai visto qualcos'altro? Lo sciacquone, perché regalare. Fici un regalo di Natale, uno sciacquone. Cioè, no, non sto scherzando. Veramente. Regalarono lui con un'altra persona anni fa. Regalarono lo sciacquone. Che poi non ho ancora capito, lo sciacquone cosa? Sciacquone è cesso. Quello non si chiama sciacquone, amore. Quello è lo. È lo. Come si chiama? La spazzola per lavare. Sì, ho capito, lo sciacquone. Sciacquone, quello di sopra che serve per tirare lo scarico. Che cacchio dici? Ma che stai dicendo? Regalammo. Regalammo anche il muso.
Bucio di dita. In combo ci proprio. Ci facciamo fare la confezione regalo del supermercato. Uscimo con questo muso. Perché il supermercato faceva la confezione regalo del mucio? No, sì, l'avete fatta voi dopo. Giuro. No, no, ce l'hanno fatta. Cioè, vabbè, visto, vabbè, ma era che supermercato era, di quelli che c'avevano pure gli articoli da regalo? Quindi il supermercato. Per regalo di Natale, questa mazza qua uscì, quando gli abbiamo dato il regalo, diciamo che già immaginava così. Aveva la forma di un mocio, praticamente. Non ci può... Comunque è vero, non è uno scherzo, cioè, sta dicendo sul serio. Non ero io non c'ero in quel periodo, si può ben capire che non c'ero, insomma. Esatto. Oh, abbiamo cenato, stiamo guardando la TV, io ho il cervello rallentato perché sono stanca. No, ormai è tardi, sera tardi, non siamo usciti stasera perché... Cioè, sentite, no? Il rantolo in gola, però casetta, cioè, è più piacevole rimanere a casa quando è tutta quanta addobbata, un po' natalizia. Aspetta, vi faccio vedere, alberello qui, tutto quanto il tavolino, io poi sono tipo fissata, guardate le ciabattine nuove che vi ho fatto vedere, oddio, sono una boscaiola completa con le ciabattine e la maglia, vabbè basta, sono troppo fissata. Tutte le candeline, vabbè adesso non c'è luce, c'è la luce soltanto della pianta, non si vede un cacchio. Comunque ci ho messo il gufetto che ha lanterna, poi molte cose ve le farò vedere nella prossima haul che devo girare. Ah, la scrivania nuova non l'avete vista? L'ho presa da Ikea. Le candele, il piccolo, la piccola, come si chiamano, le stelle di Natale. Questo è pure nuovo, il bruciatarte di, come si chiama? Di Yankee Candle. Qui c'è il bigliettino di Natale della ragazza con cui ho fatto la collaborazione, Arte per te, ombretta, che mi ha mandato la ghirlanda che aveva fatto lei nel video, troppo bella. E qui c'è il buon Pachi, il boscaiolo, sì, l'ho messo anche su Instagram la foto, siamo due boscaioli. Nulla, quindi atmosfera natalizia un pochino. È un film in realtà questo è un film famosissimo, però non l'avevamo mai visto. Un giorno di ordinaria follia. Guardate pure questa candelina qui a forma di fissata, vabbè, molte me le hanno mandate, quindi è facile fissarsi così, no? Questa casa pensa che sto a fare sopra, qualche seduta spiritica. È vero. Ogni tanto accendo questa, poi ogni tanto invece metto la candelina qui dentro, ogni tanto accendo laggiù il candle, ogni tanto il bruce essence, insomma faccio di tutto. Non so se avete notato che non ci sono più le luci fotografiche ad illuminare. Abbiamo preso una piantana semplicissima da Ikea, però ne dobbiamo prendere un'altra perché una è troppo poca. Infatti però dovrei accendere anche questa luce o quella, insomma, del lampadario, però non lo faccio. E lì c'è il mio amore, l'amore mio, sì. Nello, l'asinello, il mio... Oh, sono una bambina stupida e imbecille. Me l'ha regalata lui, vabbè, lo sapete, l'avete visto nell'haul. Quanti regali. Come? Quanti regali. Ah, grazie. Cioè, te li vanti pure, i regali, cioè non si dice... Com'è? Non si rinfacciano i regali. Noi finiamo di vedere il film, poi andiamo a Ninna. E vlogo anche domani, quindi ci vediamo domani. Saluta, no, anzi no, il bacio è solo alla fine, certo. Di solo ciao. Sta cosa me la sono inventata io mo, giusto perché non tenevo niente da fare. Salute il mondo, senza bacio, ci vediamo domani. Salve. Buongiorno, cioè ormai buon pomeriggio, perché siamo a pranzo a casa di Sara, la mamma di Pasquale, cioè il mio suocero, e i tre nomi anche questa volta sono stati detti. Sto fuori, poi tra poco c'è il caffè e c'ho il sole in faccia. C'è un bel sole caldo, però non fa proprio caldo, è freddina l'aria. E ora faccio cadere tutto giù. Ottimo. Ciao belli. Stiamo tornando a casa. Lui peggiora, io miglioro. Sì, cioè, vedi un po' com'è. Sto messo, sto proprio... È tutto intasato. Però dai,
cioè vedi il lato positivo, è solo raffreddore, cioè girava l'intestinale, l'influenza intestinale, cioè no, questo non vuol dire che non potremo prenderla in futuro, però comunque per il momento è solo un raffreddamento, dai. A me mi pizzica la gola, comunque continuo a pizzicarmi la gola. State facendo i regali di Natale? Ecco, questa è una bella domanda. Perché noi dobbiamo ancora iniziare. Noi abbiamo fatto solo un regalo a Roma per mia cognata. Però ci manca mia suocera, vabbè, tutti gli altri, insomma. Dateci qualche idea, per favore. Voi cosa avete comprato? Cioè, spero non sciacquoni. Spero non scopette per il bagno. Come si chiamano quegli come si chiama quel coso? Senti, lo sciacquone, basta. Qual è? Lo sciacquone è quello che tu tiri, ok? E che esce l'acqua. È quel marchingegno gigante. Non è la scopettina. Oh, lo scopettino. Scopettino. Come hai fatto a regalare una cosa del genere a Natale? Hai fatto a regalare una cosa del genere a Natale? Era proprio la richiesta della persona. Ah, era una richiesta, cioè, mi serve il mocio. No, e voi, va bene il mocio. Per risparmiare. Sono bianca. Per risparmiare. Certo. Ma non è per risparmiare, ma devi fare una cosa molto più capito, carina. Ma non è che avevo 30 anni, cioè ero ragazzetto. Sì, ho capito. Ciao a tutti, io sono la signora. Ci tenevo a dirvi che sono tornata. Rudy, chiedevano tutti di te. Ecco, è arrivato anche un cane. Ecco. Ciao Pipi. Sembra una piccola puzzola. Una piccola puzzola. Bianca e nera. Va bene, gioia. Qui abbiamo cenato, abbiamo mangiato la pizza stasera. È appena caduta una tenda. Pasquale, dovete sapere che adoro mettersi vicino al termometro. Dicevo che Pasquale adora mettersi vicino al termosifone in cucina a prendere il caldo e mi fa cadere sempre le tende. E poi 2 milioni di parolacce perché cadono, perché ovviamente lui si appoggia e tira. Saluta tutti, va? Queste saranno le poche volte in cui vedrete Pasquale senza maniche corte in casa. Oggi sto anche a gennaio, perché sapete che Pasquale c'ha le calorie, c'ha sempre caldo. Però adesso è raffreddato e accusa il freddo. Diciamo che l'avete un po' tirato. Ma che ti abbiamo tirato? Ma chi ti pensa? Chi ti pensa? Saluta il mondo, va, diamo la buonanotte. Yeah! E noi gioie, con la luce dietro, guarda. Ci vediamo al prossimo video, che saranno i Fails of the Week, cioè gli orrori della settimana. Ma lui anche le tendine, gli orrori. Sì, le tendine che si staccano con Pasquale incorporato. E ecco. No! Ti prego. Ma che è sta cosa? Ma sei tu che ti attacchi e fai cadere! Quelli sono come si chiamano? I bastoncini, quelli che si appoggiano, non sono proprio le tende che si attaccano bene. Ecco gli orrori della settimana. Esatto, gli orrori della settimana. La mia faccia e le sue tendine, cioè le mie tendine, che lui fa cadere. Vabbè, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ma ciao! Ma ciao! Ma ciao!